você, tudo bem? Tá tudo bem aqui. E criança, em casa tudo também, bem? Né? Todo mundo. Tudo bem, graças a Deus. Família, tudo em paz. Ok. Vamos fazer questa coisa em italiano, assim a gente compreende okay. da coisa tá que estamos falando, tá bem? Beleza. Ok. Adri, sono molto contento de parlare con te oggi perché tu lo, anche tu lo sai che per me tu eri il mio grande idolo perché la maniera come tu giochi il calcio e tutte le cose che tu faceva prima per l'Inter. Adesso io ti provo come stai con te, la famiglia e tutti. No, bene, bene. Ti ringrazio a te. Per tutti. Te anche sei un grande giocatore, lo sai. Grazie. Già. Adesso hai preso il mio posto. No. Sono molto felice per te e anche per l'Inter per avere preso. Quindi ti auguro tantissimo bene. Cioè, è una città meravigliosa. C'è tifosi che siano sempre insieme a noi quando abbiamo mai bisogno, sempre bisogno, e quindi spero tantissimo, aspetto tantissimo che te faccia tantissimo bene. Grazie. E tanti auguri, no? Perché quando siamo andati in Italia purtroppo non siamo riusciti a vederti, però... Sì. Chiaramente quando torno in Italia vengo lì all'Inter a salutarti. Va bene, va bene. Io ti aspetto a Milano. Va bene. Ti ricordi la prima volta che tu arrivi in Italia? Tu ricordi di questo momento? Come ti senti e tutti la prima partita che tu giocava per l'Inter? Come per te, parla di questa situazione, come tu ti senti? Sì, la prima volta che sono venuto ero molto nervoso, no? Sì. Perché non sapevo come era, no? Ero qua in Brasile, quindi era un sogno per me stare nell'Inter, no? E sono arrivato, mi hanno accorto tantissimo bene. La mia prima partita io guardavo più i tifosi di che proprio la partita, quindi... Sì, 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 sì. Lo sai già, no? Lo sai bene come è. L'emozione è tantissimo che... È incredibile. È incredibile. Sì, 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 sì. È incredibile. Io mi ricordo la prima partita quando io giocavo, io guardavo il campo. La prima cosa che io guardo è prima i tifosi, dopo la mamma, mio figlio. Però dopo tutti i momenti che io guardavo dell'Inter, il gol che faccio te, che faccio Ronaldo... Io mi dico, per me questo è il top, il sogno top. E è vero, è vero. Per te, il migliore gol che tu hai fatto per l'Inter, quello gol è? Perché migliore gol? Tu hai fatto tantissimi grandi gol per l'Inter. Guarda, sono primo è stato contro Real Madrid, la prima partita che ho fatto con la... Ah sì, la punizione, la punizione, sì. Il migliore gol per me i gol che tu hai fatto contro la Roma, il tiro di lontano, mamma mia. E io a questo momento dice, io... È stato fortuna, guarda, è stato fortuna. No, per me non è fortuna, no, non è fortuna per me. Ho chiuso gli occhi e ho cacciato. No, perché quando calcio la palla di potenza, per noi questo gol è normale. Per noi che siamo così, capito? È istinto. Sì, per noi è normale questo gol. È normale. E tu, per te... la partita che sempre rimane in tua testa, quella partita è? Ah, contro il Milan. Contro il Milan che ho fatto il gol di testa. Sì, contro il Milan è una cosa spettacolare, dai, non c'è nulla da fare. Sì, questo è per... Per me io mi ricordo perché a questo momento io quando ero bambino non c'è la televisione a casa. Quanti anni hai, infine?
Io 20, 26 adesso. Mamma mia, oh. Io 26. Ho 38. Sì, in questo momento quando tu giocavi all'Inter io tenni 12 anni. Perché se io mi ricordo di tutto, quando, c'è, quando vado alla casa di fratello di mio padre, io vado sempre a YouTube per guardare le cose che tu faccio, perché io in questo momento non c'è la televisione a casa. Ah. Non, c'è. Non c'è? Come no, mai? No, no, perché non c'è i soldi, mia mamma e papà. Quando... Ah, casa tua? Sì, 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 sì. Ah, quando sì. Era in Belgio. Scusami, sì, scusami. Sì. Io devo aspettare il sabato o domenica per andare alla casa di fratello di mio padre per guardare su YouTube la cosa che tu hai fatto. Ma queste sono le cose che valgono la pena, vedi? Dove sei adesso? Sì, sì, sì. Sì. Sono le per cose me, che parlare fai... con te adesso per me... No, ti ringrazio. No, sono no, cosa che veramente ti fa fortificare soprattutto, capito? Nella sì, difficoltà sì, della sì. Vita che noi diventiamo uomini. Quello è quello che è importante. Oggi tu hai l'opportunità di aiutare tutta la tua famiglia. Sì, questa è una cosa, è una cosa primordiale. Sì. E parlami di giocare per la nazionale del Brasile, perché io mi ricordo e per me il momento è quando tu giochi la Coppa di Confederazione. Ah, contro, sì, nell'Alemagna. Il gol che tu hai fatto con la Grecia, mamma mia. Ma, ma no, veramente. Il nostro modo, il nostro stile di gioco è così, no? Sì, è così, è così. È così, io... non c'è nulla da fare. No, però io, anche io quando io mi ricordo, quando io ho visto questo gol alla televisione, io dopo la settimana, tutte le settimane io solo faccio tiro così di potenza di 30 metri per... infatti anche io te prova, tu ti alleni quando prima tu ti alleni molto sulle tira così o è no, naturale una è naturale tolgo, guarda no? È proprio naturale quello che viene da dentro di noi, no? Lo sai, noi siamo grande, forte, quindi esplosivo, cacciamo forte, quindi quello viene da dentro, non è che pensi di fare, capito? Viene sì, proprio sì, da scusa. Te. Tu lo sai cosa sto dicendo, no? Sì, lo sai sì, cosa sì, sto dicendo, claro. Viene proprio da noi. Sì, sì, sì. Chiaro che deve allenare, però quello viene da dentro, capito? Però tu hai fatto anche molto, molto grandi anche cose. Anche te sei una bestia, mamma mia. Immagini noi due giocare insieme davanti. 70 gol ogni stagione.